Ciao a tutti, oggi andiamo alla scoperta di Scheggino, un luogo di arte e di storia nella Val Nerina, un paesino, un borgo incantato. Benvenuti a Scheggino, nel cuore della Val Nerina, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e la bellezza della natura si sposa perfettamente con storia, tradizione, buona cucina, natura. Qui il borgo è bagnato dalle acque del Nera e da un suo piccolo affluente, creando un ambiente ideale per rilassarsi, per godersi così le giornate di primavera, anche di estate. Questi piccoli borghi nella bella stagione si riempiono e sono pieni di vita. Per gli amanti della pesca c'è anche la possibilità, grazie a un piccolo laghetto artificiale, di fare pesca sportiva, insomma, momenti bellissimi immersi nella natura, vedete nel laghetto ci sono le papere, insomma, questo borgo, come tanti adesso iniziano, ha subito una magnifica ristrutturazione. Il borgo, è rinato di recente, popolato, molto popolato, ci sono delle persone che ci vivono regolarmente, poi hanno anche aperto delle strutture ricettive, c'è un hotel diffuso, ci sono cinque ristoranti. Insomma, vedete, avete l'occasione anche di vedere una signora che lavora il tombolo. È un modo di passare una giornata assolutamente diverso dal solito, magari, ecco, dalla solita domenica in spiaggia, quando uno ha voglia di qualcosa che rigeneri, che ti aiuti a ricaricarsi, i piccoli borghi sono dei gioielli assoluti. C'è anche l'occasione di visitare la bellissima chiesa di San Nicola, che è un gioiello di spiritualità, e poi anche di ammirare naturalmente gli affreschi che sono all'interno, che sono meravigliosi, perfetti, proprio quello che tu in un borgo così piccolo ti stupisce. E infine la possibilità di ammirare la torre che sovrasta tutto il borgo. Ogni vicolo lo vedrete dai vicoli strettissimi come questo qui, ogni vicolo si inerpica in alto, verso l'alto, verso questa torre che, come uno vuole immaginare, è testimone silenziosa di tanti secoli passati, no? Si dice così quando si racconta di un borgo medievale. Io vi consiglio di venire a scoprire questo piccolo angolo di paradiso. Io lo faccio perché ogni domenica, o comunque quando ho la possibilità, perché sono sempre molto attirata dalle spiagge e dal mare, mi piace la scoperta di questi piccoli borghi e mi piace condividere questi momenti perché per me sono indimenticabili. Ogni volta che scorgo un panorama così bello è qualcosa che mi rimane proprio nel cuore. E la Val Nerina è ricchissima, ricchissima di borghi, uno più bello dell'altro. Poi non vi dico a fare perché si finisce sicuramente in un tavolo di un ristorante. Allora si va sotto con tartufo nero, che è una specialità di questi luoghi. Adesso vedete c'è la possibilità di fare tanti sport nel fiume, c'è il rafting, le canoe, di tutto e di più, ma soprattutto anche una bella pausa, tagliatelle, una bella tartare di trota per chi ama il pesce di due belle tagliatelle con la trota che non te le mangi quando sei qui. Insomma, una domenica, un sabato o un paio di giorni per chi può, all'insegna del relax e dello stare bene. Arrivederci.